ragazzi, benvenuti a questa edizione di Economia di Questo Non è un TG. Oggi parleremo sulla crisi economica e di Juncker. Per quanto riguarda la crisi economica, Almunia ha dichiarato che la ripresa richiederà più tempo delle attese. I primi segnali saranno nel 2010. La ripresa richiederà più tempo rispetto a quanto ci aspettavamo alcuni mesi fa, lo ha detto il commissario UE degli affari economici Joaquín Almunia al termine dell'Eurogruppo a Bruxelles. Secondo Almunia, l'uscita dal tunnel della crisi economica non inizierà nell'anno in corso e gli pensa che questo scenario per una ripresa sarà più nel 2010 che nel 2009. I rischi al ribasso per la crescita sono aumentati, ha continuato Almunia, perché da una parte i flussi di credito restano bassissimi e dall'altra abbiamo bruttissime cifre sulla produzione industriale e bruttissime notizie sul fronte della ripresa della fiducia sui mercati. Secondo Juncker, l'Europa non aumenterà l'entità del piano anticrisi. No dell'Europa alla richiesta USA di rafforzare i pacchetti anticrisi. Non siamo pronti ad aumentare il pacchetto congiunturale, ha detto il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker al termine della riunione a Bruxelles, sottolineando che l'Unione Europea non accoglierà il recente appello degli USA per aumentare gli sforzi. L'Eurogruppo ha concordato inoltre sulla necessità di aiutare i paesi dell'Est dando un appoggio ad hoc, cioè ciò per evitare le inefficienze degli strumenti. Infine è stato deliberato che le banche madri devono essere attive e rifinanziare le succursali nei paesi dell'Europa dell'Est. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima edizione di Questo Non è un TG sull'economia.